salesman, there's a barrow in the marketplace. Miley is the singer in a band. Desmond says to Miley, girl, I like your face. And Miley says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, brah. La, la, how the life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on. Ciao, sono Marco Iorio, questa è la prima puntata di Localmente Magazine, il primo video magazine della provincia di Cuneo. Seguite le nostre avventure su targatocn.it. Oggi ci troviamo a Cuneo, nella splendida cornice di Piazza Galimberti. Stiamo atterrando e vi faremo scoprire la decima edizione della Fiera Regionale del Marrone. Guardate che panorama! Beh, è stato strepitoso. Adesso con tutta l'adrenalina che abbiamo in corpo vi portiamo a scoprire questa Fiera Regionale del Marrone in via Roma e in piazza Torino, dove Slow Food ha organizzato dei laboratori di degustazione. Andiamo anche a assaggiare qualcosa, venite con noi. Un po' che abbiamo incontrato qui alla Fiera del Marrone il capitano della Brebanca La Luce Cuneo, Wout Weismas, che però non sta giocando, si sta facendo un giro per i fatti suoi con la famiglia. Com'è questa fiera? Ti piace? Sì, a me piace. Poi da quando sono a Cuneo che vengo con molto piacere a fare una passeggiata, poi adesso con la famiglia, con la bambina, siamo andati a vedere gli animali di là e è divertente. Poi oggi fa una bella giornata e ci sta a fare un giro qua. Qui c'è un po' di tutto, formaggi, salumi, castagne, non è che tu sei uno sportivo, hai una dieta controllata, però a casa cosa ti porti? Per adesso niente, mi piaceva comprare un po' di salame, un po' di formaggio, ho preso un po' di miele e mi sono fatto una birrettina al troll, al volo così, però sì, mi compro un po' di cose, molto tranquillo. Grazie capitano e buon proseguimento, buon giro, ciao. Ciao. Siete di Cuneo? No, di Fossano. Ah, siete venuti per la Fiera del Marrone? Per la Fiera del Marrone. Cosa avete visto che vi è piaciuto in particolare? Tante castagne. Avete già mangiato? No, non ancora, le prendiamo prima di andare a casa così le porto a famiglie varie che loro sono a casa ad aspettarci. Quindi sei in missione per conto della castagna? Conto della castagna. Divertitevi. Grazie, arrivederci. Avete partecipato a qualche evento, degustazione, oppure domani ci sarà la adunata degli uomini di mondo, pensate di partecipare? Sì, magari sì, perché io sono un uomo di mondo nel mio piccolo, sono qui a Cuneo perché ho fatto il militare a Cuneo e quindi sono a tutti gli effetti un uomo di mondo. Poi magari si è fermato e ha messo su... Sì, certo. Va bene. Complimenti. Sì. Vi auguriamo un buon proseguimento, buon grazie, giro. Grazie, arrivederci. Siamo con Bruno Moveri, presidente regionale di Slow Food per il Piemonte e la Valle d'Aosta, appena terminato di condurre un laboratorio del gusto qui alla Fiera del Marrone. Qual è il rapporto di Slow Food con il Marrone? Ma è lo stesso rapporto che abbiamo con tutti gli altri prodotti tipici e classici della nostra, delle nostre regioni, ma di tutta l'Italia, ma anche del mondo. Noi siamo per la difesa della biodiversità, quindi per il mantenimento dell'agricoltura tradizionale con i prodotti tradizionali dell'agricoltura. Senza scorciatoi chimici, senza OGM e così via, la castagna è evidentemente uno di questi prodotti e qui è esaltata ai suoi massimi livelli. Insomma, abbiamo prima il laboratorio che ho finito, c'erano alcune cose che erano veramente splendide, le avete assaggiate anche voi, non dite di no. Ho bevuto poco per cui posso risponderti ancora, insomma. Infatti ottimo l'abbinamento con i vini che erano dei passiti davvero, davvero buoni. Il dolce si beve con il vino dolce, si beve il vino dolce con il dolce. Sì, è veramente l'unico imperativo categorico, cioè il gusto di
uno può fare quello che vuole, insomma, ripeto, non è scientifico. Sul dolce è veramente l'unica cosa dove c'è l'imperativo categorico, si beve vino dolce, non c'è alternativa. Se uno prova se ne accorge subito, non puoi bere un vino rosso secco su Monte Bianco, insomma, veramente viene fuori una cacofonia in bocca impressionante. Grazie mille. E adesso che mi sono rilassato, mi manca un ultimo appuntamento per entrare in piena sintonia con questa città. Voglio diventare un uomo di mondo. Volete scoprire come? Venite con me. Siamo in piazzetta Totò, dedicata al principe della risata Antonio De Curtis. Siamo con Piero Dadone, presidente e fondatore dell'Albo d'Onore degli Uomini di Mondo, e con Mario Merlino, attuale presidente dell'Albo d'Onore. Allora, come è nata, come si è arrivati da una battuta di Totò a fare questo Albo d'Onore, questa avventura? Tutto nasce semplicemente da un'intuizione di Piero Dadone, perché molto prima che Dadone arrivasse con l'intuizione di creare un albo d'onore, si parlava sempre di fare qualche associazione da Totò, però mancava quell'input che ci rendeva completamente diversi da qualunque altra associazione nazionale. Sempre per magnanimità dell'intuitore dell'albo d'onore, aveva allargato anche l'albo d'onore a chi aveva fatto il servizio civile. A parte tutte le uniformi, dal vigile alle guardie forestali, però lui aveva ancora magnanimamente allargato agli obiettori di coscienza e chi faceva i servizi civili. Noi eravamo in cinque che abbiamo e abbiamo fatto così, d'accordo con la figlia di Totò, la quale è sempre venuta qui, e la prima era scritta la tessera numero uno all'albo. E ci ha dato una mano mica da poco, ha permesso a Paparelli di fare questa vignetta che è il nostro logo che riprende Totò. E quindi da quel momento lì è chiaro che noi siamo diventati l'unico punto di riferimento di Totò dopo Napoli, anzi di più, perché poi noi ci siamo battuti, il comune ha accettato, è stata dedicata questa piazza a Totò. Siamo l'unico comune in Italia che ha una piazza dedicata a Totò. Manco Napoli ce l'ha, gli abbiamo detto alla Iervolino, siamo andati in delegazione ufficiale al comune di Napoli. Vero, io però voglio sapere se posso avere invece la tessera originale, visto che ho fatto il servizio seminario. Io ho fatto il servizio civile in provincia di Cuneo per 10 interi mesi. Il servizio civile si distingue dal servizio incivile, perché quelli del servizio civile sputano per terra, ruttano, pensi che fa un servizio civile e una parte. Tu hai fatto servizio civile? Sì, mi sono comportato bene e l'ho fatto tra Saluzzo e Racconigi. Racconigi poi? Ah. Racconigi in che cuore? In parrocchia? Dove facevi? No, proprio nell'ex ospedale psichiatrico, però. Oh, ma questo è, hai due tessere, te la diamo subito, guarda. Sono onoratissimo. Tessere qua, adesso la compiliamo. Allora, fai la testa, adesso la compiliamo. La tessera numero 5882. 5882. Da Antan siamo già oltre. Ma per quelli dell'igiene mentale l'abbiamo conservata. Sì, sì. Io ringrazio, sono davvero commosso. In piazza Antonio De Curtis Totò è successa oggi una cosa bellissima. Grazie a Piero Dadone. Grazie a voi. E a Mario Merlino. Grazie. Targato Cuneo, poi ma noi siamo quelli che ha fatto il militare a Cuneo, targato Cuneo, così, certamente. Termina qui questa puntata di Localmente Magazine dedicata alla Fiera del Marrone. E oggi a Cuneo sono diventato finalmente un uomo di mondo. Ciao. Volete sapere voi, no? Io lo so, sono un uomo di mondo. Vabbè, ma non ho fatto 3 anni di militare a Cuneo. Vabbè, ma mi basti questo.